Secondo me è importante che conosciate eh, il tema che vogliamo sviluppare nelle prossime due ore, perché questa è una sessione un po' più lunga e piena di interventi. Noi riteniamo che il, i fattori competitivi di successo per l'agroalimentare italiano siano innanzitutto l'internazionalizzazione, dove siamo già a un discreto punto, ma ne parleremo anche di questo dopo. Secondo la valorizzazione della materia prima all'interno del prodotto italiano, in quanto la biodiversità... Permette di raggiungere un vantaggio competitivo assoluto rispetto a prodotti concorrenti. E terzo, l'innovazione tecnologica applicata al mondo agricolo, al mondo della produzione alimentare e ehm, a tutti i settori che servono all'alimentare come le macchine utensili e gli ingredienti. Questi sono i temi che affronteremo oggi e lascio, chiamo immediatamente sul palco Paolo De Castro professore e membro della Commissione Buongiorno. Europea e amico di lunga data e ti lascio come si dice il floor. Buongiorno a tutti e grazie di questa partecipazione così numerosa. Siamo alla terza edizione, come diceva Luigi del Festival del Futuro. Entriamo nel settore alimentare, entriamo in una delle eccellenze dell'economia italiana, il settore agroalimentare, è molti non lo sanno, ma rappresenta in Italia il secondo settore dell'economia nazionale in termini di produzione, in termini di export e in termini di occupazione. E in Europa è il primo settore dell'economia manifatturiera. Quindi non stiamo parlando soltanto di orgogli nazionali, ma stiamo parlando di asset economici e occupazionali importantissimi. E noi dobbiamo molto di questo successo del, del, dell'agroalimentare europeo ed italiano. Lo abbiamo... ah, Chiedo scusa, ormai queste mascherine sono diventate, dicevo, grazie alla politica europea che in Italia e in Europa abbiamo conseguito questi risultati straordinari. E il motivo per cui la qualità dei prodotti agroalimentari è diventata così rilevante nella politica europea lo dobbiamo a una serie di norme europee che ci hanno dato la possibilità di legare in modo indissolubile il prodotto. Col territorio. Oggi avremo tra l'altro due casi di successo, il Grana Padano e il Prosecco, che raccontano proprio come attraverso questo straordinario legame di prodotto e territorio, attraverso le denominazioni d'origine e le regole europee sulle indicazioni geografiche. Ricordiamo che sono regole europee nate nel 1992, quindi sono tanti anni che l'Europa ha. Grazie a queste norme certificato questo legame, e grazie a queste norme noi oggi abbiamo questi valori straordinari. Qui abbiamo solo molto brevemente qualche confronto per farvi vedere quanto è importante il valore della produzione delle indicazioni geografiche DOP, e IGP, denominazione di origine protetta, indicazioni geografiche protetta nei principali paesi europei. Qui abbiamo un confronto Francia, Italia e Spagna, guardate nel vino, nei formaggi, nei salumi, nell'ortofrutta e nell'olio, parliamo nel vino di quasi 20 miliardi di euro in Francia, di quasi 10 miliardi in Italia e di quasi 4 miliardi e mezzo in Spagna. La, cosa, la, la, la Francia ci raddoppia nel settore del vino come indicazioni geografiche, ma noi facciamo il doppio della Francia invece nei formaggi. Il facciamo più del quasi 10 volte il valore dell'industria salumiera a denominazione d'origine rispetto alla Spagna è 5 volte, 6 volte rispetto alla Francia. Quindi vedete sono valori veramente molto importanti che vi fanno capire quanto il sistema delle indicazioni geografiche è diventato uno strumento che dà forza economica ai territori. Qui ci sono ancora alcuni esempi molto rapidi che volevo farvi vedere prima che... Eh, i case history che oggi presenteremo, il Prosecco e il Grana Padano, vi daranno loro la loro diciamo, eh, racconto di un, questi due casi di straordinario successo. Ecco, provate a vedere che cosa significa avere queste indicazioni geografiche. Il prezzo medio alle esportazioni per categoria vi fa vedere che noi italiani vendiamo a un prezzo medio significativamente più alto nel caso dei formaggi, per esempio, duri e semiduri, guardate, noi vendiamo una media... Di 9 euro chilo contro una media, eh, parliamo di euro chilo 2020, rispetto alla Germania 3,5, rispetto alla stessa Francia. Formaggi duri analogamente, sempre grazie alle indicazioni geografiche, abbiamo dei valori molto più alti. Nel vino la situazione si eh, inverte: abbiamo un valore medio all'export francese che è significativamente più alto di quello italiano, ma la stragrande maggioranza degli altri prodotti abbiamo una supremazia. Italiana. Tutto questo è dovuto, grazie ai prodotti di qualità legati al territorio, quindi alla possibilità di valorizzare le materie prime che nascono dalla nostra storia, dalla nostra origine, dal nostro territorio, l'agricoltura, e vengono a trasformarsi in queste straordinarie portaerei. Qui vi, danno, vi diamo alcuni esempi del peso specifico, adesso presenteremo il caso del prosecco, ecco pensate, solo il prosecco rappresenta il 17% dell'intero volume di export del vino, dei prodotti WGP. E non stiamo parlando di pochi euro, perché noi quest'anno, il 2021, lo chiuderemo con quasi 7 miliardi di euro di export di vino, e il Prosecco è il leader in discusso. E nei formaggi si, esce, si arriva al 23% del grana padano rispetto al totale export dei formaggi DOP, quindi anche qui dimensioni significative in cui strumenti organizzativi come i consorsi sono riusciti a mettere insieme con delle regole che ci ha dato l'Europa tante piccole e medie imprese che riescono poi in questo modo a valorizzarsi nei mercati internazionali. Quindi un caso di successo importante, qui ci sono i motivi per cui eh, tante volte noi torniamo, a, sembrerebbe, di mettere in contrasto l'innovazione con la tradizione. E allora abbiamo voluto concludere questa mia presentazione con questa... Slide che hanno fatto un'indagine fatta dagli amici di Nomis ma per far capire che l'innovazione e la tradizione sono, non sono in antitesi anzi, citando Oscar Wilde possiamo dire che la tradizione è un'innovazione ben riuscita d'altra parte se oggi entrate lo racconterà Stefano Berni del Grana Padano se entrate in un caseificio moderno di Grana Padano oggi vedete quanta tecnologia, quanta innovazione c'è nelle nostre stalle, nei nostri caseifici. Quindi è importantissima l'innovazione e poi, nell'approfondimento finale, sarà il presidente Prandini che vi darà anche una lettura di quello che è appunto oggi, grazie all'innovazione, potremo fare nel raggiungere i grandi, grandi obiettivi del Green Deal, i grandi obiettivi della sostenibilità ambientale. Grazie a tutti, io mi fermerei qui, Luigi, come presentazione e darei subito spazio alla, eh, ai, nostri, ai nostri amici. Adesso cerchiamo all'interno di queste due presentazioni che vedrete la valorizzazione delle materie prime come fattore distintivo e chiamo sul palco Stefano Berni, direttore generale del consorzio del Grana Padano, che ci racconta come il latte gioca un ruolo. Prego. Sì beh, grazie a tutti anche dell'opportunità. Il Grana Padano credo sia credibilmente un esempio positivo di come si possa valorizzare la, la filiera del latte e, e questo ovviamente è dato dalla capacità di remunerazione che eh, i caseifici che producono il formaggio Granapadano riescono a trasferire alle eh, 4.000 stalle il cui latte va a Granapadano o prevalentemente a Granapadano perché ci sono anche stalle in cui il latte vada anche ad altre destinazioni. Ci sono delle sovrapposizioni, ad esempio nella zona di Vicenza e Limitrofi si produce Grana Padano e Asiago, così come nella zona di Brescia e Cremona si produce Grana Padano e Provolone. Ci sono quindi o anche in alcune parti Grana Padano e Gorgonzola o nell'Alto Veneto Grana Padano e Piave. però... Sono tutte stalle che producono ad alta qualità perché il latte che non va a Granapadano va comunque a prodotti pregiati. Perché c'è stata questa valorizzazione? È stato l'insieme di due fattori. Il primo fattore è il rispetto della tradizione. Il Granapadano è nato nel 1135 nell'abbazia di Chiaravalle a Milano grazie all'ingegnosa opera dei monaci cistercensi, come primo esempio di lotta allo spreco. Perché succedeva che allora le bovine si alimentassero molto quando c'era molta pienagione, primavera e estate, quindi producevano molto latte, di più di quello che serviva alle persone che vivevano quei territori e ovviamente producendo meno d'inverno. Era opportuno, e questo hanno inventato i monaci, portare nei periodi freddi in cui c'è meno fienagione, quindi meno produzione di latte, i principi nutritivi che altrimenti eh, sovrabbondanti si sarebbero sprecati durante la fase primaverile e estiva e di inizio autunno. Quindi la tradizione mille anni fa nei tratti fondamentali è rimasta inalterata ma sia innovata, innovata in base alle esigenze sia logistiche sia economiche e sia anche di salubrità. Quindi tutti i sistemi di sicurezza alimentare sono stati adottati e anticipati in molti casi anche a Grana Padano. Adesso ad esempio stiamo tutti quanti parlando di sostenibilità. Nel 2007, quando il Granapadano, assieme al CSQA, detiene che è il più grande organismo nazionale di certificazione, adesso allora non lo era, è quando abbiamo cominciato insieme oltre vent'anni fa, nel 2007 abbiamo lanciato uno dei primi progetti nel nostro sistema di misurazione delle emissioni di anidride carbonica erano 14 anni fa. Allora sembravamo quasi pionieri eh, così fuori luogo, fuori tempo, adesso non c'è realtà che non debba fare i conti con, giustamente eh, con la tutela dell'ambiente con rispetto del territorio. E quindi un prodotto come il nostro, certificato come altri, deve avere rispetto del territorio perché è fatto solo lì. Noi non possiamo per fare Grana Padano andare a prendere il latte fatto chissà dove se non nella pianura padana così come gli amici del prosecco e il collega che dopo parlerà l'uva la devono raccogliere nei territori veneti del prosecco non possono andare a raccogliere uva spagnola o marocchino da altre parti quindi grande rispetto del territorio perché anche la materia prima proviene da lì la gente opera lì e quindi cerca e ha tutto l'interesse a tutelare dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico il territorio in cui vive. L'altro aspetto che consente il successo a prodotti come i prodotti certificati italiani, e nel caso io parlo ovviamente del Gran Padano, è dato quindi dalla remuneratività. Io vi posso dire, senza timore di essere smentito, che per latte omogeneo per latte prodotto con l'utilizzo anche del silo mais nella razione alimentare delle bovine, non esiste nel mondo, in Italia ma neanche in Europa e neanche fuori, una, una destinazione che renda di più di quanto non renda essere trasformato in grana palano. Perché? perché prima di tutto è un prodotto buono, straordinario, è la DOP più consumata in Italia e al mondo e quindi è sancito dal consumatore come, nella categoria ovviamente, il migliore nel rapporto qualità-prezzo, quindi non il migliore in assoluto, il migliore nel rapporto qualità-prezzo, perché da qualche anno ininterrottamente continuiamo a macinare i record di essere il formaggio più consumato in Italia e nel mondo. Noi siamo il più grande player di trasformazione di latte italiano, però il 42% nel 2020 di prodotti è andato all'estero ed è per quello che siamo anche i più grandi fuori dall'Italia, come quantità eh, di consumi, non mi permetto di parlare di blasone, di prestigio, di apprezzamento, parlo solo di quantità, quindi misurabile in maniera facile e scientifica e pertanto questo vantaggio dell'esportazione consente di non avere eccessi produttivi a livello nazionale che potrebbero deprimere i prezzi. Noi ci siamo inventati quando ancora non esisteva niente e il professor De Castro ci ha aiutato ed è stato per noi Credo il più importante riferimento nella storia dell'agroalimentare di qualità in relazione alle normative, perché il professor De Castro è stato anche ministro dell'agricoltura, oltre che presidente della commissione a Bruxelles, della commissione agricoltura. Siamo partiti. L'arma vincente è stata quando, nel 2003, 18 anni fa, ci siamo inventati il piano produttivo. Non c'era una regola che ce lo consentisse. L'antitrust si è turato il naso per un paio d'anni, ce l'ha consentito, salvo poi eh, chiederci di attendere un quadro normativo che eh, con il professor De Castro siamo riusciti a realizzare dal 2006 in Italia e in Europa. Cosa vuol dire piano produttivo? Vuol dire trasformare in grana padano quello che si ritiene possa essere consumato ad un prezzo adeguato. Se ne faccio troppo poco il prezzo va troppo su e perdo nei consumi, se ne faccio troppo il prezzo va giù e quindi penalizzo la qualità e di conseguenza sia i caseifici che le 4.000 stalle. Questo piano produttivo quindi dà degli orientamenti e dei costi progressivi sulla base delle esigenze promozionali per collocare le quantità aggiuntive. Risultato. Noi siamo cresciuti mediamente, siamo, ripeto, il più grande player nazionale di latte. Siamo cresciuti mediamente, nel, da quando c'è il piano produttivo del 2003, del 2,4% tutti gli anni. Noi nel 2020 abbiamo trasformato 10 milioni di quintali di latte a Grana Padano in più rispetto a quelli che erano trasformati nel 2003. Un'enormità. Per chi eh, si occupa di problemi e di m, settore lattiero caseario sa che 10 milioni di quintali di latte, cioè una tonnellata di latte all'anno, è un'enormità. Questo piano produttivo è quello che ha regolato le nostre vite eh, economiche, ci ha dato le risorse. E quindi quest'anno siamo riusciti ad esportare, eh, e chiudo, con questo messaggio oltre 2 milioni e 100 mila forme da 38 kg, a parte il parmigiano reggiano non esiste nessun'altra DOP casearia né italiana né europea che valga quanto l'export del grana padano quindi non paragono neanche l'intero sistema grana padano solo l'export di grana padano pari ad oltre 2 milioni e 100 mila forme che sono circa 12 milioni di quintali di latte trasformato, non esiste nessun'altra DOP casearia, eccetto il Parmigiano Reggiano, che è un più piccolo del grana Padano, ma è nettamente rispetto agli altri eh, subito dopo, quindi sopra tutti gli altri, è la più grossa come volumi DOP casearia. Davanti al conte, compagni di viaggio del progetto che stiamo facendo sulla sostenibilità col Politecnico di Milano davanti al Gruyère, davanti ad altri uh, formaggi famosi e, e DOP dell'Europa. E in Europa, oltre all'Italia, diciamo che le DOP sono in Grecia, prevalentemente, in Francia e in Spagna. Ecco, eh, questo caso è un caso positivo di successo che ha però bisogno di essere aiutato. Da risorse no. Noi abbiamo bisogno solo di normative che ci consentano di continuare a fare così e abbiamo bisogno di normative che ci consentano anche di non essere aggrediti dai copioni. Ecco, chiudo davvero con questo appello esempio. Vi do un numero curiosissimo, secondo me. In Italia sappiamo che oltre il 30% del budget per alimentarsi viene speso outdoor, fuori casa, nella ristorazione, di qualsiasi tipo. Ristoranti, mense, self-service, bar sotto casa, si mangia fuori. Allora, noi durante la pandemia e il cogine parmigiano ancora di più, abbiamo avuto un incremento dei consumi nelle famiglie enorme perché la gente non andava fuori a mangiare. E ci siamo messi anche ad analizzare il prima e il dopo, lo share, cioè la quantità di grana padano nelle famiglie è oggi al 48%, cioè ogni 100 kg di formaggio duro vaccino tipo da grattugia, 48 kg sono di grana padano e 21 kg sono di formaggio similare, quelli che io chiamo i copioni e 31 kg sono quelli di parmigiano reggiano, quindi lo share del padano è 48 del Similare 21 e del Parmigiano, che è il formaggio più costoso, quindi più pregiato, 31. Quando ci spostiamo nella ristorazione, lo share del Similare sale al 52, lo share del Padano dal 48 scende al 35 e lo share del Parmigiano dal 31 scende al 10. Questo cosa vuol dire? Che laddove il consumatore... Può scegliere perché vai in un supermercato ad acquistare ciò che vede e che legge, scegli in un modo. Quando il consumatore deve subire ciò che gli viene proposto, perché magari è basso scontrino, perché per velocità è così, e non può scegliere, allora i copioni la fanno da padrone. Questi sono i nostri problemi. Non abbiamo bisogno di risorse, noi prodotti di OP, abbiamo bisogno di certezze, di regole, di trasparenza e di distinzione. Vogliamo continuare a essere distinti e vogliamo che ci vengano consentite le regole che in modo illuminato assieme a De Castro si è riusciti a ottenere dal 2003 a tutt'oggi. Grazie di avermi ascoltato. Grazie, grazie infinite dottor Benni grazie. per averci proposto. Chiamo sul palco eh, il Luca Giavi. Che è il direttore del consorzio del Prosecco, che è un'altra delle eccellenze italiane, vorrei anticipare, inimitabile, grazie all'utilizzo di una materia prima che viene prodotta soltanto nella zona. Prego. Grazie, grazie, eh. grazie mille. Eh, mi domandavo venendo qua, ho detto chissà cosa penseranno in un festival di futuro di parlare di prodotti dopo IGP che dovrebbero essere la massima espressione della tradizione. Eh, in realtà, noi c'è un po' di innovazione, l'abbiamo portata l'anno scorso, innanzitutto introducendo una nuova. Eh, tipologia che è il eh, prosecco rosé e che ci ha portato in un anno dal suo lancio a mettere sul mercato all'incirca 60 eh, milioni di bottiglie del quale noi come denominazione esportiamo il 75%. Eh, L'innovazione è eh, importantissima e anche nel settore eh, agroalimentare perché eh, noi guardiamo generalmente alla fase la prima fase che è la fase produttiva, quella che avviene in vigna, mentre Abbiamo per molto tempo trascurato la nostra attenzione, in quei termini che sono stati eh, interpretati anche dalle, eh, dagli dalle comunicazioni intercorse prima, eh, di tutta la componente che avviene nella fase di trasformazione. Ecco perché noi, ad esempio, stiamo ragionando di innovazione per tutto ciò che eh, riguarda il campo da un lato, ma anche dalla cantina dall'altro, nel campo, tutto ciò che eh, ci servirà a contenere in qualche modo eh, la, gli interventi in campagna ma non solo, eh, rispetto delle comunità locali, rispetto dei lavoratori eh, che operano a ai nostri produttori. E dall'altra parte in, eh, in cantina con tutto quello che può essere il ciclo dell'acqua, la produzione di anidride carbonica, il prosecco, ha ah, eh, necessità di grandissime quantità di energia, per, di frigorie per tenere eh, le masse alle temperature idonee e quindi ci sono dei problemi che vanno affrontati eh, globalmente. Se noi teniamo conto molto banalmente che andare ad identificare all'interno di quella che è la nostra denominazione che eh, l'anno scorso ha prodotto 500, eh, oltre 500 milioni di bottiglie, eh, abbiamo la necessità in qualche modo di arrivare al consumatore. A raccontare in maggior dettaglio cosa all'interno di eh, quel 500 milioni di bottiglie caratterizza ciascuna eh, bottiglia e, e, e quindi la necessità di narrare le peculiarità che possono esistere tra un prodotto ottenuto nel eh, vicentino eh, da un prodotto eh, ottenuto nella provincia di eh, Udine o in quello che è il cuore della denominazione che è la provincia di Trevisa. Ecco, tutto questo dobbiamo essere in grado di poterlo fare e una volta avremo fatto le analisi dei terreni eccetera eccetera. Adesso riusciamo a farlo? Eh, tramite eh, satelliti, tramite nuove tecnologie che riescono a, a zonizzarmi il territorio, identificando la, le caratteristiche dei terreni, eh, identificando le, le mappe climatiche e eh, in qualche modo mh, incrociando questi dati e dandomi degli output per poi andare a verificare se effettivamente in quell'area omogenea ottengo un prodotto con delle caratteristiche che è in grado eh, di differenziarsi dagli altri. Perché questa. Dalle indagini che noi facciamo è la ricerca della eh, qualità. La qualità che oggi è, è data da quel contratto eh, che noi in un modo che difficilmente eh, viene capito è... è, è il disciplinare di produzione, che io continuo a definire il contratto che il sistema nost nostro sistema produttivo e tutti i sistemi produttivi delle doppie IGP fanno con il consumatore. Un consumatore che eh, alle volte non ottiene quello che eh, si prefigge perché, eh, perché eh, pensa eh, di eh, acquistare una denominazione d'origine e invece... All'interno della bottiglia gli viene propinato qualcos'altro perché c'è l'evocazione, perché c'è l'imitazione, perché eh, ci sono i falsi. Ecco, Tutta l'importanza dell'innovazione, ad esempio nei sistemi di tracciabilità. Oggi eh, con un eh, codice stampato su un contrassegno di Stato siamo in grado di eh, garantire il consumatore. E quel fenomeno che ha visto eh, il collega Berni nel eh, eh, Grana Padano, nel Parmigiano Reggiano rispetto ai contraffattori, lo abbiamo verificato noi. L'anno scorso, allo scoppiare della pandemia, avevamo stimato una perdita di produzione secondo degli scenari, il miglior. Degli scenari ci dava una diminuzione del 4,8 intorno al 4% tra il 4 e il 5 la posizione mediana era una perdita attorno al 9%, che è quella poi che era stata stimata per il PIL, nella peggiore delle ipotesi, un meno 14%. In questi scenari, quindi le diverse ipotesi che noi avremmo potuto adottare di fronte a, a questa crisi ci ha portato a una crescita del 2,8%. Eh, per Perché? Perché quando arrivi allo scaffale il delta di prezzo tra un prodotto generico e l'originale è tutto sommato talmente ridotta che porta il consumatore a scegliere il prodotto originale. Mentre quando io confondo il prosecco eh, eh, denominazione d'origine con l'idea che il prosecco sia eh, un, eh, un termine eh, per indicare uno spumante commetto eh, l'errore ed è lì che molto spesso tutto il mondo del fuoricasa eh, ci gioca chiedo un prosecco ma dentro quel bicchiere quando me lo serva difficilmente vado a verificare cosa c'è dentro. Ed oggi il nostro successo è determinato dal fatto che il consumatore conosce quel prodotto, che è dato da, anche in questo caso da un incrocio tra un'uva. Eh, la base che è la glera e il metodo di produzione, eh, la, la, la rifermentazione, quella che noi chiamiamo rifermentazione in autoclave, metodo eh, martinotti, metodo italiano mettetelo voi, che consente di preservare quelle caratteristiche che sono l'elemento fondamentale e caratterizzante delle nostre produzioni, la freschezza, il floreale, il fruttato, tant'è che anche nella produzione del rosé abbiamo voluto mantenere le stesse varietà, perché non si è intervenuti sul disciplinare di produzione. Le varietà sono le stesse previste prima di ammettere che il pino nero potesse essere anche vinificato in, in rosso. E così abbiamo ottenuto un rosé che, però, doveva nel nostro, eh, nella nostra idea mantenere quelle caratteristiche che hanno fatto il successo del Prosecco. Perché il Prosecco ha successo? Perché è floreale, è fruttato, è fresco, è immediato e sono sentori che ciascuno di noi, in qualche modo, riconosce, e, essendo noi animali, tendiamo ad assaggiare e a percepire positivamente tutto ciò che i nostri sensi, in qualche modo, sono in grado eh, di riconoscere. L'altra parte del successo. È sicuramente determinata dal fatto di avere un prodotto che è facilmente utilizzabile. Usciamo di qui eh, nella pausa pranzo, anche se facessimo un veloce tremezzino, un'insalatona, una pizza, eh, un piatto di pesce, andassimo anche su qualcosa più elaborato e eh, possiamo abbinarci un Prosecco. Eh, qualche anno fa in una battuta ho detto: è come. Un, un tubino blu per una donna, una giacca blu per un uomo, la metto con i jeans, la metto con l'abito, eh, va bene in ogni occasione. La porto il tubino: le, le, le signore oggi eh, girano con l'infradito, con le sneakers oppure con un tacco 12, va bene eh, comunque ed è sempre un gran risultato. Questo però oggi ha bisogno di innovazione, innovazione che traduciamo nei mezzi, lo dicevo prima, ma anche nelle soluzioni. Anche noi eh, con la nuova PRAC avremo la possibilità eh, di eh, andare a gestire in modo migliore, ci auguriamo, le produzioni perché non basta che eh, l'Europa ci dia gli strumenti, dopo dobbiamo tra tradurli anche in strumenti normativi applicabili nei nostri paesi, strumenti normativi che funzionano laddove, laddove la filiera capisce che deve muoversi come un corpo unico, non può vincere una volta il produttore di uva e una volta l'imbottigliatore, il produttore di uva eh, perché riesce a spingere i prezzi in alto, l'imbottigliatore eh, perché riesce a spingere i prezzi della materia prima in basso, si vince se si vince assieme.

Quando noi guardiamo ai paesi, parliamo normalmente di Francia come un modello. Beh, la cosa divertente che ho visto io nel mondo del vino sono le, le frecciate che si tirano tra le denominazioni al loro interno. Ma quando si muovono, si muovono in modo compatto. C'è un obiettivo da raggiungere, lo si raggiunge, o si raggiunge in piedi, assieme. Magari prima ci si è presi anche a scopellotti uno contro l'altro, ma fuori, arrivato a un contesto, c'è il sistema paese, c'è la filiera, c'è quello che ci unisce c'è perché è chiaro che se io vado in giro per il mondo a dire che il mio prodotto è meglio dei colleghi di un'altra denominazione qualsiasi, non faccio un favore al sistema paese e vediamo che sempre di più, se facciamo sistema, otteniamo i risultati. Arriva alla fine: innovazione è anche la Commissione europea che ci dice, beh, potremmo anche proteggere la menzione tradizionale Proscek per la Croazia. L'innovazione è vedere che attorno al prosecco, comprendendo il problema che potrebbe non fermarsi alla nostra denominazione, supportano la nostra produzione dagli amici della champagne agli amici del cognac agli amici della tequila del Messico, i produttori di whisky scozzese e whisky irlandese. Perché perché ci sono sistemi economici che basano tutto da loro, attenzione, ho detto 500 milioni di bottiglie, ma se volete diciamo 12.000 famiglie Parliamo di 24.450 ettari, la dimensione media è di, ettari, di poco di, superiore ai 2 ettari eh, per azienda. È un sistema economico che può crescere in quella che noi ci ostiniamo a chiamare eh, sostenibilità, ma che a me piace tradurre letteralmente dal termine eh, francese che è durabilità, ovvero la capacità di fare sì che un sistema possa funzionare oggi e possa funzionare eh, in futuro per il sistema produttivo e per le comunità locali eh, che in quei territori abitano. E dopo, eh, permettetemi di dirlo, nel nostro caso anche per i consumatori che all'estero ci degustano. Grazie. Grazie. Mi Grazie. avevano raccomandato di ritirarlo. <ride> Vorrei sottolineare, nonostante i magnifici interventi, che il mio obiettivo che è sempre di stimolare l'industria l'agricoltura eh, credo che dobbiamo ripeterci che l'obiettivo di marketing dell'agroalimentare italiano è mettere in etichetta l'origine perché siccome siamo detentori di una biodiversità unica al mondo Cito il, il pomodoro, I po certi tipi di pomodoro italiano sono irreplicabili nel resto del mondo. Quindi se io vendo l'unicità del, del pomodoro italiano, l'unicità della glera e lo racconto e non c'è Prosec che tenga perché la glera ce l'ho solo io fatta in quel modo che mi dà quelle performance. Se il grana padano ha il 30% di grassi rispetto ai formaggi francesi va valorizzato come sono arrivato lì. L'importante è proporre al consumatore l'unicità della materia prima.